Madame e messie, signore e signori, l'uomo che non si alza mai prima delle tre, l'uomo che un giorno ha detto datemi un punto d'appoggio e vedrete che penica che ne faccio, l'uomo che non deve chiedere mai perché tanto nessuno gli risponde, ladies and gentlemen, madame e messie, signore e signori, ecco a voi Rodolfo Lagana! Buonasera! Buonasera! Buonasera, come va? Oh, non mi sento, come va? Come va? Oh, meno male. Come vedete, sta finendo l'estate. L'estate, la stagione degli amori, la stagione dell'allegria, la stagione delle ferie. L'estate andiamo al mare, si va al mare. E io, come molti di voi avranno fatto, l'altro giorno, pure io, giusto per fare una prova, mi son messo un costume da bagno davanti allo specchio. Fermati. Una tristezza. Dico, die, c'ho un filo de magro. Che ieri un amico mio mi ha detto, oh, quando fai i cuccioli me ne dai uno. Dice, vabbè, ma che te frega, l'aspetto esteriore non conta, l'importante è come te senti dentro. Ma come vuoi che mi sento dentro? Mi sento pieno, mi sento. E poi non è vero che l'aspetto esteriore non conta, anzi, oggi per migliorare la propria immagine si fa di tutto. Palestre, saune, centri estetici, cliniche della salute, è una guerra. Brucia i grassi, combatti la cellulite, non scende a patti con la mortadella, è una guerra. Ma io mi sono arreso subito. Io sta guerra non la voglio combattere. Io col mio fisico, col mio corpo, voglio essere tollerante. Voglio stare un po' di qua e un po' di là. Massaggio shatsu, massaggio pure tu fettuccine. Tollerante. Io sta guerra la voglio fare. Grazie dell'applauso, grazie. Avvicinate, un mozzico, avvicinate. Sta guerra la dice, vabbè, oh, bello. Risolvi il problema, mette da dieta. E mette da dieta. Ci ho provato, sono andato da un dietologo, mi ha detto niente pasta, niente zucchero, niente alcol, niente dolci, niente caffè, niente liquori, niente sigarette. Io ho detto, oh, ma dove vivi? Oh. E questa mica è una dieta, è un embargo, oh. Che poi la dieta è una doppia sofferenza, è una sofferenza sia fisica che psicologica. Fisica, perché se è vero che l'appetito viene mangiando, adesso dove devi digiunando. E psicologica, perché pure se non ce la pensa che c'ha qualche chiletto in più, te ce fanno pensare per forza. Oh, ti svegli al mattino, vai in edicola a comprare giornali, una sfilza di riviste, vivere sano, stare in forma, magna di meno, ammazza che rotoli. Oh, vai in farmacia, la stessa cosa, pure le bilance. Le bilance hanno perso quel rispetto che c'era una volta. Prima c'era la bilancia, tu salivi, mettevi 50 lire, si accendeva una lucetta, ti diceva quanto pesavi, era un rapporto a due, non sapeva un cazzo nessuno. E invece adesso no, mo sali, metti un euro, due sacchi, e comincia a dire quanto sei alto, che tipo di parto c'ha avuto tua madre, quanti siete in famiglia, che titolo di studio c'hai, e mica le dice quanto pesi, ma quanto dovresti pesare. Dica la bilancia, fatti i cazzi tuoi, non farne capire. Se volevi fare la dietologa potevi studiare. Fai la bilancia, di che fa la bilancia, per favore, fa la bilancia, proprio è una catastrofe, proprio. Sarà che poi a me, so a voi, ma a me tutti sti prodotti light mi mettono una tristezza, che te svegli al mattino di fronte al vassoio della colazione ed è proprio uno sconforto. Lo yogurt magro, il latte scremato, sti biscottini secchi secchi con l'80% di fibre e il 18% di proteine e il 2% di biscotto. Che poi oltretutto questi prodotti light sono carissimi, che è un controsenso,
È un controsenso, perché tu fai i formaggi senza i grassi, la cioccolata senza cacao, i biscotti senza biscotto, la marmellata senza marmella, cioè dentro c'è la metà d'arabo e costa nel doppio. Ma perché chi te li vende sti prodotti? Fa leva sui tuoi sensi di colpa, e tu te li compri perché te vuoi punire, perché te vuoi umiliare. Ma se veramente te vuoi punire e te vuoi umiliare, non c'è niente di meglio che scrivere da una palestra. Sotto casa mia avevano aperto una palestra, la boutique del bicipite. Oh, è stata un'umiliazione continua. La prima umiliazione ce l'ho avuta in uno spogliatoio, mentre mi stava a spogliare in mezzo a ste bestie con dei fisici da paura. Tanto ho detto, oh, ma questi con sto fisico da paura, ma che ci sono venuti a fare in palestra? Poi quando ho capito che ci venivano proprio per far vedere il fisico da paura, ho detto, vabbè, ma allora che cazzo ci sono venuto a fare io qua? Mi sentivo un corpo strano, un corpo strano. Stavo nell'aria, era una molecola, mi ha ritorso con la panna. Ma si capiva subito che non c'entravo niente, ma pure da abbigliamento. Quando fui bocciato alle elementari per la terza volta, mia madre pronunciò la frase che per me è rimasta sempre un mistero. Non si deve sapere. Dico, ma perché? Zitto, non si deve sapere. C'erano poi delle cose che in parte si dovevano sapere e in parte non si dovevano sapere. Mio padre si era fatta la macchina nuova, si doveva sapere. A rate, non si doveva sapere. Mi cugino era entrato in banca, si doveva sapere. Col passamontagna, non si doveva sapere. Mistero, mistero. Siete venuti a vedere lo spettacolo? Se deve sapere. Non vi è piaciuto? O vedi che ho capito al volo? Non si deve sapere. Mistero. Per mia madre, per me sta frase ha rappresentato sempre il mistero. Ma d'altra parte la mia famiglia è stata sempre una famiglia misteriosa. Mio padre, per esempio, mistero. No, 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 non in quel senso. C'è, è vero, esiste, pure Gagliardo. Un mistero. Mio padre, quando viaggiavamo, che andavamo in vacanza, viaggiavamo, insomma, e il viaggio più lungo è stato Roma-Reggio Calabria con 8,50 targata Roma B2 6039. 16 ore secche in callo. Io e mia sorella stavamo legati di dietro come i Sioux che ha la bavetta così. Beh, il mistero di mio padre era quello. Dice, partiamo all'alba così ci avvantaggiamo. Oh, io non ho mai capito contro chi stavamo a correre, boh. Mistero. Poi ce n'era pure un altro di mistero. Che ogni volta che incontravamo una macchina targata Roma, pipì, siamo da Roma! Salutate ragazzi, siamo da Roma! Solo che cominciava il casello. Dica papà, stiamo a San Cesario, sono tutte targate Roma. Arriviamo a Reggio Calabria, c'è la meningita, abbi pazienza. Mistero. Ma poi sarà, ecco, non so se vi è successo anche a voi, andando in macchina, di questi misteri ce ne sono tantissimi. Pensate, l'ingorgo improvviso. Stai in macchina, c'è l'ingorgo, ti metti in fila e cominci a pensare, ci sarà stato un incidente, passa il Papa, ci sono i lavori in corso. Insomma, formuli, cominci a formulare, fai una serie di ipotesi, formuli, piano piano, prendi velocità, arrivi sul punto, prrr. Dice, che cazzo sta a fare? Non è successo niente, ma possibile. E te ci rimani pure male. E te cominci a guardare attorno, un pezzo di targa, un bici, un fanalino, un matarino, possibile è successo niente. Niente.
e mentre fai così, tu tamponi a quello davanti. Che pure lui a sua volta si era fermato, un vigile in fanico, e piano 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 arriva la gente. Perché si sa, a Roma quando succedono gli incidenti smette l'attività. Escono tutti fuori, al fiore tu lo conosco io, vedi dalla sinistra, la vedi dalla destra, e cazzo sta di. C'è chi apre il chiosco dei panini, che ha la porchetta, i bimbi, latta, ta gente in tutto. Ecco perché ci stanno gli ingorghi improvvisi. Perché la gente non se fa i cazzi suoi, questa è la d'altro che. I fidi i piccioni. Ma ando cazzo stanno? Non si vedono. I manzi stanno appesi ai cornicioni con lo stecchino in bocca. L'altro non si vedono. Sono misteri. Se lo zono si buca, come lo curano col metadone? Misteri, sono tanti misteri. Ma il mistero dei misteri, la domanda delle domande è una sola. Se l'amore si fa in due, perché io pure se me faccio un quattro finisco sempre 5 contro 1? Le maniche che non si poteva guardare. Lei aveva un paio di calze autoreggenti che le lasciavano scoperte un pezzo di coscia. Io un pedalino corto che me lasciava scoperto un pezzo di polpaccio. Lei aveva un delicatissimo neo sulla parte superiore del labbro. Io una voglia un po' diffusa da tutte le parti. Lei non era bellissima, era un tipo. Io non ero bellissimo, punto. Lei, da come si atteggiava, si capiva subito che era una donna da una botta e via. Io, da come sudavo, si capiva subito che era un tipo da una botta e voi, lei era una di quelle donne la cui unica preoccupazione era facciamo del sesso sicuro. Io ero uno di quegli uomini la cui unica preoccupazione era è sicuro che famo sesso, sì. Non è che ci ripensi, poi lasci perdere, no, è sicuro proprio. Perché pure col sesso i problemi sono stati proprio tanti. Eppure quello da bambino, da subito. Pensate che io fino a 18 anni mi credevo che un profilattico fosse un attico de profilo, de squincio. Ecco, però mo per fare un po' di chiarezza l'ho portato, ecco qua. Ho cominciato a dire mio perché sono lei di nessuno, questo è mio e basta. Anche perché questo è eccezionale. Questo è l'ultimo ritrovato dalla scienza e dalla tecnica. Voi pensate, vabbè, ma che sarà mai? Saranno di quelli soliti profumati, a fragola, al bergamotto, sì, ancora. Questo è eccezionale. Questo qui, quando tu lo usi, che te lo metti, che dici, ecco, ma arrivo! Sona. E fa 3 tipi di sono. Campana a festa. L'inno d'Italia e l'acuto dei Pavarotti vincerò! No, vai a usare la sera e svegli tutto il condominio, ma insomma. Questo non importa la tu per tu, è disponibile in diverse colorazioni, giallo, verde, rosso, marrone, grigio, tranne che nero, perché come si sa il nero sfida. E che te lo metti a fare? È inutile. No, grazie. Dico, fammi controllare bene e faccio certe grezze. Riguardo e mi risorride ancora. Dico, non vedi che presa, oh? Proprio stasera che non mannava. Gira intorno al tavolo, si siede, mi guarda e mi fa, mi accompagna a casa. Oh, a Oia, come no? Dice, tu dove abiti? Beh, io abito a Tor Bella Monaca. Lascia perdere, io a Torvaglianica. È de strada, oh.
io giro intorno alla mia, dietro sta a vedere tanto una torre di l'altra, no? È salita in macchina ed è stato subito chiaro di che cosa si sarebbe trattato tra noi. Sesso sulla Flaminia, sesso sulla Colombo, due volte sesso sulla Cassia Bis, sesso sotto casa sua, sesso in ascensore e finalmente sesso sul letto. Mi butto su di lei, lei si butta su di me, eravamo tutti presi, quando a un certo punto lei alza le mani sopra la testa, mi guarda e mi dice: legami, legami. Il cocchetto è lì, va a pian pezzi di corda, lo spago, l'elastico, scioglie i manetti, scioglie i manetti, ambedi che serata c'ha i manetti, a lei mi scaravento nuovamente su di lei, le leggo i polsi alla ringhiera del letto e lei comincia: sì, 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 de più, de più, de più. Che se c'è una cosa che mi fa incazzare è quando dicono de più. Ma de più di che? Te posso fare facce. De più. E quello è fatto così. E che faccia a lungo? Ah, ma dove ha portato? Zitto, è buono. Andamosene a casa, zitto. A questa gli c'è un Doberman, zitto. De più. Comunque, mi riscaramento nuovamente su di lei. Sì, fammi male, graffiami, sputami. Che devo fare? Sputami. Non sono capace, dai, non mi viene, famo normale, no? No, de più, dimmi le parolacce. Che te devo dire? Dimmi le parolacce. Sei proprio una stronzetta. Non sono capace, dai, de più. No, de più, pia una mela. Che devo pia? Pia una mela. Ho capito, la mela è il frutto proibito, la mela del peccato. Sì, va in cucina, prendo una mela e mentre lei addenta la mela, e mentre lei addenta la mela, si sente. Mi stanno a fregare la macchina! Porca miseria, ma guarda che situazione! Ma chi se ne frega dalla macchina, ma quando mi ricapita una così? Ma mi viene ansia però. Ho pagato durate, ho pagato. Senti, abbi pazienza. Ci metto un attimo solo. Mi infilo un paio di pantaloni di corsa. De corsa scendo le scale. De corsa arrivo davanti alla macchina. De corsa stacco l'antifurto e de corsa torno indietro. E indietro un due. E mo' chi sono qua tutti sti campanelli? E come si chiama de cognome? Ma come si chiama de nome? Eppure si sono come fa prima sta manettata la ringhiera del letto. E manco può strillare, c'ha la mela in bocca! Mi fanno cose piatte, ultrapiatte, tutto mini, tutto tascabile, mi fa venire ansia. Perché magari, che ne so, stai in giro, ti stai a fare una passeggiata, improvvisamente ti senti squillare addosso. E con tutta la roba che c'hai, e mica capisci se è il telefonino, se è l'agendina elettronica, se è il minifax, se è tu nonna e te sta a chiamare col salvavita a Beghelli, se è il tamagoci che deve cacà. Amor massimo sono sti telefonini,
Dice, più ce l'hai piccolo e più sei fico. Che non si era mai sentito. Mi fanno talmente piccoli che il numero alla porta dico, puoi fare. Condito come minimo per i tre cifre. E il 113 lo fai con una botta sola. E poi ammesso che riesci a prendere la linea per parlare, devi stare lì a spostarti da orecchia a bocca, da bocca a orecchio e tutte e due insieme li via. Perché il progresso significa accorciare i tempi, accorciare le distanze. Ma mo senza scomodare sto multimediale, te ne accorgi pure delle cose più semplici, sto desiderio che c'è andare di corsa, di fretta. Ecco qua vedo tante casalinghe. E prendiamo proprio i prodotti per la casa. Bio presto, pronto, baleno, svelto, muovete, sbrigate, ancora sta qua, andiamo. O sciampa a doppia azione, il detto invece a tripla azione. Poi vai a pranzo, fast food, spedi pizza, mangi e bevi tutto insieme. Fai merenda di corsa, un tè in fre. Oh, ah, bello. Poi te bevi in gatto, te vinci la sede, riparti a slancio e voli al cinema. E alla fine della giornata butti sul letto e sei distrutto. Ma neanche riesci a recuperare, perché accendi la televisione e già stai oltre. L'edicola del giorno dopo, i giornali di domani, molto di che succede la settimana. Tutto partecipato, perché più fai prima e più tempo libero ti rimane. E più tempo libero ti rimane e più ti piana ansia. Dicevo, c'ho un'oretta libera, che me posso inventare, che devo fare, che me posso inventare, che devo fare, che devo fare, che devo fare. Ma che devi fare? Niente! 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 A volte è ferrosa, a papà lo l'acqua! Ma con calma, sta buono, col tempo libero, senza far niente, senza far niente. E rischi pure di passare la storia, perché le grandi idee, le grandi invenzioni nascono, ma soprattutto riescono, quando c'è del tempo a disposizione. Prendiamo quello che ha inventato il telefono, come si chiama quello che ha inventato il telefono? Come? Meucci, bravo, Meucci. Quello sta a casa, c'è un cazzo da fare. A un certo punto fa, ma possibile non mi chiama nessuno? Mi chiama nessuno, non mi chiama nessuno, si è inventato il telefono. Il signor Biro Big, pure quello sta a casa, c'è un cazzo da fare. A un certo punto squilla il telefono, dice, pronto, son Meucci, segna questo numero. Andiamo a segno, e si è inventata la pena. Il tempo libero è fondamentale, e io voglio stare tranquillo, senza fa. Dice, ma proprio niente. Ma niente. Se fosse per me, mi farei in barzama. Che me ne frega a me, se un picco manco un corso, manco l'anno scorso, manco l'anno scorso. Che me ne frega a me, se non trovo mai parcheggio, a mondo c'è di peggio, a mondo c'è di peggio. Se me so scassato un piede, che seduto non si vede, seduto non si vede. Che me ne frega a me se la borsa è scesa in basso, io dormo in piedi lassù, io dormo in piedi lassù. Guardati, sei sempre a pezzi e nevrotico, lascia che tutto ti scivoli. Se l'affitto è triplicato, e chi l'ha mai pagato, e chi l'ha mai pagato. Che me ne frega a me, se domani forse piove, a casa chi se muove, a casa chi se muove. Che me ne frega a me, se con tutte vado in bianco, io sto calmo e non mi stanco, sto calmo e non mi stanco. Che me ne frega a me, se me trattano da fisso, a me non me stesso, a me non me stesso. Guardati,
sei sempre a pezzi e nevrotico, lascia che tutto ti scivoli e prendi esempio da me, che me ne frega a me. Grazie. L'asilo andava a ripetizione del bastoncino. Mia madre, quando si doveva parlare con i professori, si doveva portare un par di avvocati. Una tragedia. Io mi ricordo, il professore entrava in classe, apriva il registro e diceva: oggi interroghiamo. Io mi incominciavo a calare piano piano sotto al banco e subito incontravo un'altra decina di somari come me, ne avevano studiato. Zitto, buttava pizza, sta guarda qua, zitto, sta guarda qua, sta guarda qua. Mettete giù, sto sotto traccia, mettete giù, zitto, mettete giù. C'ho lì, se scavarca la L mi salvo. A un certo punto il mio nome tuonava come un fulmine a ciel sereno. Venga la canà! Tocci tuo! Ma beccato! Dice. Dice la canà. Oggi parliamo dei logaritmi. Sì. I logaritmi, ah, ciao lì, se suggerisci mi trombo tua sorella. I logaritmi. Che ha detto i logaritmi? Ah no, 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 avevo capito i pesci. Ah so. Allora, ci stanno certi logaritmi che. Cioè, che siccome certe volte i logaritmi non sempre si trovano. Dopo lo studiamo questa lì. È morta mamma ieri pomeriggio alle 4. Da sotto un camion, una tragedia, trauma. Ma la cosa che mi traumatizzava di più era il compito in classe di italiano. Il tema, mi davano 4 ore, mezza giornata in operaio, dai 8:30 a mezzogiorno e mezza, due coglioni. Io stavo 4 ore a guardare sto pezzo di carta bianca, ma che c'è scritto questo? E proprio qui, casualmente, c'è un tema che ho fatto a scuola, eccolo qua, tema. Durante l'anno scolastico abbiamo letto I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Analizza e commenta il personaggio di Lucia alla luce delle riflessioni fatte in classe sulla provvidenza secondo il Manzoni. Quattro ore. Svolgimento. Durante l'anno scolastico abbiamo letto I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Cercherò di analizzare e commentare il personaggio di Lucia alla luce delle riflessioni fatte in classe sulla provvidenza secondo il Manzoni. Il personaggio di Lucia è uno dei personaggi che durante l'anno scolastico abbiamo letto nei promessi sposi di Alessandro Manzoni. Alla luce delle riflessioni fatte in classe sulla provvidenza secondo il Manzoni, io credo che si possano fare delle analisi e dei commenti. Certamente analizzare e commentare il personaggio di Lucia alla luce delle riflessioni fatte in classe sulla provvidenza secondo il Manzoni non è facile! Grande saluto, grazie all'amministrazione. Aspetta, andiamo un'altra cosa, ferma, voglio finire con una cosa tutti insieme, ve va? Mi sento, ve va? Allora, va, scendi tutto. Quando voi sentirete dire
la parola e c'era un mare, dovete far mare, dovete far... Vabbè, proviamo. E c'era un mare. Mazza. Dite quando lavorate e venga a vedere tutte le sere, giuro. C'era un mare. Costiera amalfitana. Una pace in silenzio. E solo sto mare. Alle 9 del mattino arriva uno qui, bermuda, canotto, ombrellone. Piazza l'ombrellone alla sdraia, si butta giù. Coca-Cola si butta giù, si accende una canna di 2 metri. E sto mare. Finisce la costa, inizia la montagna. E su questa montagna c'è una cavalla bianca bellissima che galoppa. Mo dovete fa putucu, putucu. C'era un mare. La costa, la montagna, una cavalla bianca bellissima che galoppa. Galoppa. La cavalla bianca bellissima che galoppa. Passa davanti a 30 cavalli neri che come la vedono si ingrifano. Mo te ne fa gli ingrifati. Che all'incirca è... Questo è un ingrifato elettronico. Chiaro? C'era un mare. La costa, la montagna, una cavalla bianca bellissima che galoppa. Passa davanti a 30 cavalli neri che come la vedono si ingrifano. Si ingrifano. Passa davanti a 30 cavalli neri che come la vedono si ingrifano. Sta cavalla bianca si mette paura, dicevo. E questi sono 30, io me do. E comincia a correre, vai! I cavalli neri pure loro gli corrono dietro, vai! Arrivano alla fine della montagna. La cavalla bianca frena. Ma non ce la fa. E va di sotto. I cavalli neri pure loro dietro frenano. Ma non ce la fanno. E vanno di sotto. Tutti sti cavalli vanno a cascare seduto vicino dove stava quello seduto che ha sdraia che ha canne. E stavano tutti sti cavalli che cascavano. Oh, ma che cazzo di fumo, mamma? Buonanotte, grazie a tutti! Ciao, mia carcere! Carcere! Grazie, buone vacanze! Ciao! Grazie a chi ha permesso tutto questo, a Nini Santoro, grazie. Ciao, arrivederci.